Ciao amici e amiche della FIGO e buon 2014 a tutto lo staff della federazione. Dopo un lungo periodo di stop, torna finalmente la Gazzetta Sportiva, richiesta ed attesa da molti di voi. Oggi esamineremo ben 5 CV, svolte nel girone Alfa e Beta, della seconda giornata del torneo Fatal Shoot. Le CV del girone Alfa vedono sfidarsi i 7C contro i Doberman e il clan Nosfe contro i TSC Mercenari. La prima CV è vinta dai 7C a tavolino, dato il fatto che il clan Doberman non si è presentato il giorno della CV, così il clan 7 Carati con il minimo sforzo si ritrova primo in classifica a 6 punti pieni. La seconda CV invece si è svolta normalmente e vede vincitori i nuovi debuttanti della federazione, ovvero i TSC Mercenari, per un lampante 4-0. Gli scontri del girone beta vedono protagonisti il clan Sita Alchemist contro i DSC Ryzen, i Trip Bad contro gli Yakuza Criminal e infine gli 1-2-3 Stella contro gli RWS Aggressive. Il primo incontro è una lotta all'ultimo sangue, né i Sita né i TSC Ryzen vogliono perdere, infatti non ci sono né vinti né vincitori, perché due mappe vengono vinte dal clan in casa e due mappe vengono vinte dal clan ospite. E la CV termina 2-2, lasciando l'amaro in bocca ad entrambi i clan, che non sono riusciti ad andare oltre il pareggio per un soffio. Diversa è la questione tra il clan Trip e il clan Yakuza Criminal. Ad avere la meglio è il clan ospite, che dimostra una grande maturità agguantando la vittoria per 3-1 sui padroni di casa, piazzandosi così in prima posizione. Nella terza ed ultima CV ci sono state svariate infrazioni del regolamento, quindi con il tempestivo intervento di uno staff la situazione si è chiarita, portando la vittoria agli RWS Aggressive, che vincono per 3-1 sugli 1-2-3 Stella Clan. Anche per questa volta il video è arrivato al termine. Ringrazio la vostra visione e il vostro ascolto. Spero che continuerete a seguire le prossime uscite della Gazzetta Sportiva, che saranno una a settimana. Commentate intanto il video e lasciate mi piace. Ciao a tutti da Altair.